Salve a tutti, Franz, al vostro Super Corri! Ta-da! Pazzesco, raga! Ve l'avevo promesso ed eccolo qua, ragazzi! James Bond, GoldenEye 007. Questo, secondo me, raga, è uno dei giochi più belli che sono stati mai fatti nella storia. È sostanzialmente un gioco che ha fatto veramente la differenza tra il passaggio generazionale. Io appena preso il Nintendo 64 comprai GoldenEye 007 e vi dico che... cioè, i miei amici facevano la fila per venire a casa mia e giocare questo titolo che era mostruoso, incredibile. Grafica sontuosa per l'epoca, grafica assolutamente a livelli PC. Ed era eccezionale, un gioco che, come potete vedere, si divide in tante missioni. Prima persona, veramente molto bello. Mettiamo Agent, perché il cazzo ci ha giocato più. Dai, andiamola a riprovare dopo tanto tempo. La grafica era sontuosa, si basava sul film di GoldenEye di 007, ragazzi, degli anni 96-97. Uscito sto film, c'era Pierce Brosnan. Ma era eccezionale come gioco, ragazzi, troppo bello. Guardate qua. Vi posso assicurare che è una grafica veramente incredibile. Ora vi sembra non tanto, ma mettetelo a confronto con i giochi PlayStation 1 dell'epoca e vi renderete conto. Allora, fatemi vedere un po'. Cazzo. Raga, per capire i pulsanti, ma è un casino. Laggo un po', non ho capito perché. Non riesco a mirare. Ci servirebbe la mira automatica. Ragazzi, era un gioco sontuoso, bello, graficamente era il top, ripeto, ma non solo del Nintendo 64, anche degli altri titoli. Guarda che cazzo di storia, va. C'è una miseria, sono saltato sotto e sono tornato sotto. Che cazzo? Faceva una gara per giocarci. Ma chi è? Ma dove sta? No, non è vero questo stupazzo. C'erano le mine. E poi c'era un multiplayer all'epoca mostruoso. Cioè ci si giocava tantissimo. No, 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 cazzo. Aspetta. Raga, purtroppo i controlli sono completamente sballati rispetto a quello del Nintendo 64 che facciamo noi. Quindi... porca zio, raga, non si riesce proprio a manovrare. Hanno fatto proprio al contrario con sto pad. Guardate che figata, voglio. Guarda qua, va. Poi qua sparare in testa a uno lo uccidevi più facilmente, cioè... è stato uno dei primi giochi a... oddio... a mettere questi dettagli. Non c'erano prima. Ma cazzo si fa a carica sto fucile? Vedete il giubinazzo che faremo con sto mazzo. Era molto semplice. Adesso se lo vedete sembra molto semplice, ma per l'epoca, ragazzi, era uno dei giochi più avanzati, lo posso dire io. E l'ho giocato migliaia e migliaia di ore, l'ho giocato, rigiocato, cioè non mi potevo rendere conto. Come funziona qua? Infatti, vedete, ci abbiamo nascondere il camion per evitare casini. Mettiamo la pistoletta silenziata. Ah, un altro... no, ho sbagliato, porco zio. Raga, è complicato perché i comandi del Nintendo 64 hanno completamente diversi. Come al solito, però, vi invito a iscrivervi a questo e al primo canale Supercoris 84. Lasciate un bel like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercoris, offerte Amazon. Da tutti i giorni metto le migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia e videogiochi. C'è il canale ufficiale Supercoris. No, cazzo, hanno beccato, vedi, l'allarme, mo so cazzi. Oh cazzo, voglio... porco zio, ma perché mi risali sulle scale se voglio scendere? Sento che mira un po' da solo pure.
pazzesca, raga. Cazzo, 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 raga. Ah, sì, mo mi ricordo, ma l'ho dimenticato, mo dobbiamo andare. Aspetta che qua di solito ci stanno qualche cacata, Isaac. Poi lo famo. Vedi, abbiamo rotto il satellite. Vai ragazzi, è complicato perché sono i comandi proprio difficili. C'è questo cazzo di pad. Qua c'era un'isola sulla destra, ragazzi, che è lì in fondo. Si vede a malapena, dove tu potevi andare era un bug del gioco, era mostruoso. Qua potete scendere. Comunque le missioni erano tutte molto variegate e tutte molto simili al film, eh. Ciao frate, grazie mille. Qua potevate scendere. Oh cazzo, mi sono usciti qua. Vedete? E lo potevate fare sottoterra. Comunque, ripeto, è incasinato. Cazzo. Oh, ci si frega con un colpo solo. Cazzo, non ricordavo qualcosa. Ma dove stiamo andando? Non so se sto andando nella posizione giusta, ragazzi. 3. Boh, non so. Figata, ragazzi, cioè... Ripeto, ora potrà sembrare un gioco banale, inutile, posso assicurare che era tanta, tanta, tanta roba. Ecco, abbiamo sbagliato, ho fatto il contrario della strada. Come si ricaricava? Così. Ogni tanto si blocca, ma diciamo che rispetto a tanti altri giochi che abbiamo provato in emulazione, è quello che si blocca di meno. Io ce l'ho sul Nintendo 64, ce l'ho sotto, ragazzi, quindi c'è sotto. Sì, ce l'ho sotto dove c'ho tutti i giochi. Quindi sto giocando in emulazione perché non so come riprendere il monitor di Nintendo 64, no? Qua ci potrebbe scappare una bella serie retro gaming. E schiotta. Anche se sostanzialmente questo pad la vedo meno di dire. Ciao. Guarda quante cazzo ce ne stanno qua. Oh, si vede che sto James Bond io. Tutto. Anzi, se vi piacerebbe vedere una serie su giochi del genere, fatemelo sapere che lo possiamo fare. Dobbiamo tornare in superficie. Ma dico la verità, la prima missione era più pallosa, poi c'erano missioni molto belle. C'era la neve, quella della neve è stata una delle missioni più spettacolari che abbiamo mai visto. Non so se il frame rate è un po' più velocizzato rispetto a quello del Nintendo 64. Mi sembrava molto veloce. Porco zio. No! Quando suonava l'allarme, per esempio, nel bunker venivano centinaia di persone a uccidervi. Era stupendo. Ecco la fine della missione. Se riesco a salire su sta rampa... Figata assoluta, ragazzi. Non so voi che pensate, ma... Ecco Pierce. Per l'epoca era un gioco di livello mondiale, ragazzi, mondiale. Allora, questa è la prima missione. Abbiamo finita. Fatemi sapere se vi piace, se magari vogliamo abbozzare una serie retro gaming, perché qua sono missioni veramente belle. Cerco magari di modificare i comandi per portarvelo meglio. Se vi può interessare, vedi, finivate. E c'era la missione successiva, che in questo caso è Facility. Fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video del vostro super... Anzi no, aspettate, ho 10 minuti di video, allora facciamo pure questa missione qua. Pensavo che era passato di più, dai, che cazzo ce ne frega.
Questa era bellissima sta missione, ma complicatissima. Dun, dun. Da, 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 da. Qua c'era quello che pisciava accesso e voi l'ammazzavate molto bruscamente. Eccolo là, va. Cazzo. Guarda là. Se riesco. Ora, ho fatto la scacca a pelle. Qua i bagni erano pieni di gentaglia che pisciava. Che pollo che sei. Pollo. Raga, faccio fatica a manovrarlo perché porco zio. Ah, posti tu. Ti richiudi. Molto bene. Raga, era un capolavoro, era. Porco zio. Ma se lo riesco a pigliare, oh. Spara da tutte le parti, tranne che a lui. Qua ce n'erano due. Ah no, uno solo ci sta. Abbiamo preso pure la chiave, vieni. Ricordo che ce n'erano due da qualche parte, di sti zozzoni. Ma qua... qua ci sta gli altri. Ah, ma qua non c'è nessuno. Oh cazzo, eccolo là. Corri James. Oh cazzo, cazzo di merda. Qua c'erano gli altri. Minchia, in bocca gli ho sparato. Questo poteva tutto distruggere pure, guardate. Porco di Eva. Quella era la chiave di qua. E da qua potevamo aprire la porta. Vedete? Via. Vite qua. Qua ci sono tutti i dottori che poi non dovete uccidere. Lo zesi, proprio sword che dovevate evitare di uccidere. Qua vedete, vedete, sono tutti gli obiettivi. Guardate qua. Entrare nel laboratorio, trovare 006, distruggere i cosi là e non uccidere gli scienziati. È cazzi figata. Ma che cazzo, oh. Questi bastardi. Bastardaccio, dovete prendere chiavi. C'era un bel giocarello, era. Qua ci stanno gli scienziati, vedi? Eccolo qui. Noi dobbiamo trovare lo scienziato pazzo. Pazzo di me, non ti ucciderò. Vedi se te lo meriteresti. Pazzo di merda. Vedi come scappano gli scienziati? Fa un passo a me. Coglion house. Neanche questa. Vedete? Dobbiamo trovare lo scienziato giusto che ci dà le informazioni. Sei tu? Pezzo di merda, no. Non è manco lui. Ma qua già siamo venuti, sì. Quello di prima, sì. Chi cazzo lo ricorderà? Cioè, me lo ricordo, ma... qualcosa mi sfugge ancora. Oh, allora qua apriamo una porta e qua ne apriamo un'altra. C'è pure la chiave? No. Ma anche la chiave ci sta. Porca miseria. Andiamo di qua. No, ma non mi si apre. Ma come cazzo si faceva? Ma si è aperta.
qua mo se non facessimo saltare dei cassonetti, quelli là con le scorie dentro, praticamente moriremmo sfiatati. Infatti dobbiamo stare molto a questi qua, vedete, se io mo sparassi a queste cose qua, praticamente ci inizierebbero a sfiatare piano piano e moriremmo. Cazzo, le James Bond. Vabbè, ah, boh, amico Frizzo non sta neanche qua. Vai. Possiamo scappare di là. Ah, eccolo qua, sei tu? No, oh, ho sbagliato il pulsante, lo volevo solo mirare, va bene, ci sta. Oh, ah, prete. Ah, questo si è prima chiude uno e dopo apre una. Raga. Ciao. Eccolo qua. Ciao. Sei un merda. Ma sta bene qua. No, non c'ho la chiave. No. No, ora qualcuno mi deve dare la chiave a me. Ma ci stava qua, doveva stare la chiave, porco zio. E non ci sta. Aspetta che forse l'ho aperta con il computer. Vai. Allora, qua stava uno, mi ricordo io. Ciao, frate. Peace and love. Qua ci stanno gli altri, ragazzi. Qua sta pieno. Ciao. Non sei tu. Raga, non riusciamo a trovare il medico che ci serve a noi. Lo scienziato. Oh cazzo. Porco zio. Vabbè. Non ce n'è. Eccolo qui. Dottor Doc. Ah, dammi la roba, dottor Doc, su. E adesso possiamo andare a incontrare 006. Oh cazzo. Va bene, tutto a posto, voglio. Eccoci qua. Non è successo niente. Controllo di routine. Eccolo là, 006. Vedete, se fate esplodere sti cosi qua. Ecco, vedi? Io devo mettere le mine qua proprio per far esplodere tutto. Prima parliamo con Ciccio Pasticcio. Lo cazzo hai tu? Eccolo qui, ciao. Trevelyan. Questo alla fine è il rivale peggiore. Ah. Sono inglese. Questo mo ci fa l'attentato, sto stronzo. Infatti mi si allontana un po'. No, tu sei uno stronzo, vattene da qua. Ah, non ci faceva l'attentato, fratello. No, cazzo, si chiama questo. Fratello, levati da là che devo far esplodere tutto. Ecco i russi. No, ho sbagliato pulsante, cazzo. Hanno preso 006, voglio. Vedete da quei coglioni. Fugge James. Pazzesca, raga. Giocone sontuoso. Mo ci andiamo veramente. Fatemi sapere se volete vedere una serie. Ciao, Wagliò.